Hanno la sorte, hanno, il fatto è questo, hanno la sorte. No, no, allora, signore mie, prima c'avevo gli incubi del matrimonio, ora c'hai un incubo che veramente... No, 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 io veramente non so che devo fare. Ma risponde per telefono, Giorlanda. Giorlanda, se dice zeta, cucucino. Cucucino Remeyen. No, 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 non è possibile. Cioè, signori miei, un cipote con me è un montone e ora sa fa con sto cugino, si è messo con sto cugino. No, ma io veramente no. Cacchino, tra l'altro, è più ricco di mio, già perché è proprio da quel lato dove c'è tutta la ricchezza. Vi immaginate, perché io non voleva fare venere, perché no, signori miei. Scusate se si vede qua qualcosa, io ve l'ho detto. Questa è proprio chissà è con se ci crede. Ma che cosa ci viene un ribello? Io non lo so che cosa ci viene, signori miei. Io non la volevo invitare per sentire la famiglia stretta. Ok, per sentire loro. Invitala, fai, dice, chissu, chiddu, non è giusto, non è giusto. Patapuffate e sacca popuipo. Dice, ma è per invidia, tetina? Non è per invidia, signore. Non è per invidia. È perché, signori miei, io non lo so, i cose che penso s'avverano. I cose che penso s'avverano. E ma poi che saporito, su cucina, ancora più bello di me, Iennaro. No, no, signori miei, ma come si fa così? Io veramente non riesco, ancora non riesco. Morisse mia figlia Samara. Dice stasera, dice vengo a mangiare da te, dice poi esco. Dice con chi esci? Dice con Giorlanda e come si chiama ora non mi ricordo come, dice è con il cugino, è con nostro cugino, con il suo macchinone. Dice perché Giorlanda? Dice che fa? Non lo sai? Dice che ora si stanno facendo pure fidanzati in casa. Vedi se tu sa fatto sentire, ah signorina con mia. Vede se tu sa fatto sentire. Allora voi a me potete prendermi per quello che volete. Potete dirmi tutto quello che volete. Ah, questo è, però ce l'hai con questo. Però io l'ho tenuta sempre un po' distante, Giorlanda. Ci voglio bene, chiedo chi è, capito? Ma quantomeno sa sistemare con questo. Allora ci siamo. Ma chi sa un sa sistema, capito? Un sa sistema, io già la conosco. Perché dice, tale, si sistema, che tu che... A Ida ci piace fare l'asse piglia. Io come devo fare non lo so. Ah, che cerco di rintracciare mia sorella Rosetta Babbagnalla, non la posso rintracciare. Voi sapete quello che io ho fatto, no? Sapete che io sono ingegnosa, eh? Io mi appattavo con Secchiello, ci ho fatto chiamare per farci sapere come fu il nostro matrimonio. E ci disse, Secchiello, tu devi dire che si mangiò male, Secchiello, tu devi dire che io ero vestita male. C'ero io quando ci chiamò. Ho sentito tutta la registrazione della chiamata. I cose che ce ne scero una bucca con Sosoro, con mia, che era vestita male, che si mangiò male, con ci piace io, che ci sono un in ta... Ma stiamo scherzando, dico io. Mia sorella. Non mi risponde. Tempo al tempo, il tempo risolve tutto. Ora, signori miei, a mia figlia Samara, mannaggia, se questa è l'ultima volta che tu vieni a pesteggiare a me casa, non è che ti meritai solo per fare una cosa. Ci disse, devi cucinare a casa e devi lavare a casa, questa camorria che deve venire sera per sera deve finire. Quanto vale con te sposare? E mi sposava io qui, quantomeno stava più un peccioleata. Devo salutare io la nuora di Marinella che l'altra sera nella diretta scriveva, ma io non l'ho vista, Carmen, Carmen, un abbraccio per Carmen, per te e per Salvatore e per un bacione per il piccolo Luigino. Vabbè, scusami Carmen perché non ti ho visto, va bene? Noi con Carmen abbiamo mangiato insieme con Marinella a Rosolini. Ok, abbiamo mangiato insieme, anche a Cefaluco che botta, mangiamo insieme. E quindi io me ne adoravo, capito? Perché quando c'era diretta, io ormai,
parlo, capito? Leggo poco e parlo quando c'erano le dirette. Vi chiedo scusa nuovamente e vi mando un abbraccio a tutti voi. Avete capito? Tutto qua, signori miei. Tutto qua, tutto qua. Io non so, io pure mi preoccupano. Cioè, forse dico che le mie cognate si stanno comportando finalmente da signori, che non dicono niente. Non ho tutte le mattine alle 5 di mattina, io quanto vuote vai un bagno, 3 vuote di notte. Alle 3 mi alzo, guardo, non c'è scritto niente. Alle 5 mi alzo, guardo e non c'è scritto niente. Alle 7 mi alzo perché mi suso, guardo, non c'è, tutto tace, sia nella zappa, sia nei poste. Assolutamente, non hanno messo nessuna fotografia del matrimonio. Misero solo che se ne fecero una che l'ho riconosciuta fuori la villa, che c'era quella bella statua, ora non c'è più nella villa, non so che fine fece. Sta statua, però, signori, e si vede che hanno da tutte le sorelle. Ma senza commenti, senza hanno disabilitato i commenti. Signori, quando c'è silenzio c'è davvero pure scanto, perché chi se Safira che ne escono tutti insieme, l'ha capito? Per ora non lo so che cosa c'è successo. A mio marito ci mannavo e dice che no, che manco ci rapio. Dice no, dice guarda, stiamo per uscire, dice torna un'altra volta. Vedi che bello trattamento caterona, no? E tuo suoro, eh? È così. E così, ah, poi se vedevate voi il mio nipote Benedetto, ah, signori miei. Pigliò il microfono, io all'ultimo me ne adonavo. Allora dovete smettere di dare i microfoni ai bambini, soprattutto quando ci sono i matrimoni. Capito? Oh, si pigliò sul microfono e fa, la mia nonna Titina è... Signore mio, io c'avia, o prolungo vicino. E sa capo, papà te, o prolunga, e sentisse a parolazza con l'antesenuto. Vi immaginate la mala figura con tutte le milizie, una parolazza, meno male che io sa capo tutto. Poi venne che dura la musica, signora, lei ci stava facendo bruciare tutta l'apparecchiatura, non si stacca così la spina. E che cosa? Io già li prevedevo queste cose, perché su mi fece fare un tavolo vicino la spina dell'impianto, cioè, sai io... Su me come una cosa scippava tutte cose, mi dispiace se rompio qualche cosa, dice no, e allora zitto e basuona. Ma vedi che cosa, ma come si deve fare, signori miei? Un matrimonio fu veramente, capito? Ve l'ho detto del prete pure, a essere ceraste, ma no a mangiare. Però mangiò con soddisfazione, mischino. A me piace vedere le persone che mangiano con soddisfazione. Specialmente chi piccioli lavano. Specialmente con i soldi degli altri, mi piace vederli, signori miei. Anche perché il pranzo tutto l'ha pagato la mia consuocera. E a me piace vederli mangiare, non lo so. Da, a me sto coso di vederli mangiare. Sì. Mi piace tanto vedere mangiare, specialmente chi piccioli. È come me, signori miei, non è che è come me, dico. Mi so mantenere quando mi invitano, infatti non mi invitano più. Io sono quella che va per ultimo. Va bene, prima vedo tutte le cose che... Ah, anche perché io lo ritengo una cosa fuori luogo, che chi invita fuori al ristorante, una si deve prendere la cosa più cara di chi è invitata. Ma stiamo scherzando, non si fanno queste cose di qua, io non l'ho mai fatto. Io vado sempre sul modesto. Quando capita che mi mettano fuori nel ristorante, io prendo sempre quella cosa che costa meno. Non vado a prendere la pasta con l'aragosta che costa 40 euro, per esempio, perché non, io non lo ritengo un fatto giusto. Una volta mi metaro, ora mi prendo un piatto di pasta col pomodoro, quanto può costare? 6 euro, 7 euro? Vabbè, e poi un'insalatina con una mozzarella, quanto può costare? 10 euro? E con 18 euro si è ritirato. Ma siccome c'erano tanti, e vedevo che si approfittavano, io pasta con i ricci, io pasta con le gondole, io paese io. Faccio fare a loro, io mi prendo la mia pasta. Poi vedeva che con me, proprio chi doveva pagare, ci diceva, ma che ti prendi questa pasta? Prenditi la pasta con l'aragosta, che qua la fanno buona. E allora voglio pure.
Allora voglio pure io, che sogno fissa io. E da cosa fu? Quando è venuta da me, mi tagliava, si immaginava che ci diceva io a pesa cupo maruore, sì. Ci ho detto, siccome ha detto ti deve pagare, che voi fate l'aragosta meravigliosa, ci ho detto, come pasta? E io, signori miei, l'aragosta la posso solo sognare. Io direi di prendere la pasta con l'aragosta. E chi lo fa? Allora per lei un'aragosta? Ci ho detto, due piatti paisa. Ci ho detto, che se due è talmente buona, a me piace fare il bis. Pigliati chissà e dopo a casa. Ho fatto bene, sì. Un bacio, una buona serata, un bacio affettuoso a tutti voi e vi terrò sempre aggiornati alle notizie. Vi ricordo sempre che stiamo preparando le puntate di Telefanino Cabaret e quindi, signori miei, a presto, ne vedrete delle belle. Io certamente avrò degli intervalli brevi dentro il programma perché c'è un po' di spazio per tutti, essendo che dura 30 minuti. Quindi io avrò i miei 8, 9, 7 minuti, quello che è. Dipende chi più minuti fa, ok? Vi ricordo che nel programma c'è la Maganina, e poi vi ricordo che c'è Secchiello, poi vi ricordo che ci sono io e naturalmente non può mancare Giorlanda, ok? Mi auguro che sarà un autunno da seguire. Ciao!